Eccoci qua, buongiorno. Vediamo se partono tutti i video. Ok, ci siamo. Buongiorno a tutti, ben ritrovati per una nuova diretta dedicata al mondo del gatto. Io sono Simona Bosio, sono consulente felino. Mi occupo di aiutare le persone quando hanno problemi con i loro gatti e ogni giovedì alle ore 10 tengo una diretta dedicata appunto a un nuovo interessante argomento nel mondo del gatto. Il sito di riferimento, se avete voglia di sapere che cos'è un consulente felino, è sosgatto.com. Oggi, durante questa diretta, ci occupiamo di vedere gli snack per gatti, quindi capire quali sono i migliori e come vanno utilizzati. Non vi consiglierò delle marche nello specifico, anche se alcune vedrete si vedono, okay, dalle confezioni. Ma voglio spiegarvi come imparare a scegliere gli snack anche quando andate al negozio o comprate online, perché alla fine è molto semplice, non è nulla di complicato. E poi appunto vediamo come possiamo sfruttare gli snack per gatti senza darli semplicemente così, ok, a caso, dato che c'è Harley in casa, il mio cane, che ovviamente sente l'odore degli snack e sta cercando di acchiapparseli tutti. Mannaggia, ciao, diamogliene uno anche a lui, così si tiene impegnato. Perché dopo, ovviamente, una diretta anche dedicata al mondo del cane, sempre dedicata agli snack. Quindi partiamo subito. Iniziamo col dire che gli snack per gatti si sono evoluti negli ultimi anni, perché prima praticamente quasi non esistevano, poi hanno iniziato a esistere, qualche azienda ha iniziato a crearli, ma erano delle emerite schifezze, di cui alcune sono ancora presenti oggi in commercio. E soltanto negli ultimi 2 anni, diciamo più o meno, hanno iniziato a venire fuori anche prodotti di qualità, mentre per cani, essendo che i cani ovviamente hanno tutto un aspetto di educazione e di addestramento, si è sviluppato molto prima l'aspetto degli snack salutari, quindi non le schifezze e basta. Partiamo col vedere, partiamo dalla schifezza, dai, così, o meglio, allora diciamo così, gli snack devono essere sempre visti in un'ottica di premio di eccezione, come se noi ci mangiamo la briochina, il cioccolatino, non è che ce li mangiamo per pranzo, li mangiamo appunto come sfizio. Perciò, e tra l'altro, ecco, tutti gli snack sono sempre complementari. Chi ha visto il mio video dedicato all'umido o le crocchette, poi magari ve lo linko in descrizione, avrà imparato che esiste nel mondo del commercio del cibo per animali alimento completo e alimento complementare. Completo significa che se dai soltanto quell'alimento lì, il tuo animale sta benissimo, che sia cane o che sia gatto. Se invece dai solo il complementare, sul lungo periodo l'animale avrà dei gravissimi problemi, delle gravissime carenze a livello nutrizionale, ok? Quindi sono tutti, ripeto, alimenti complementari che non possono essere dati in esclusiva soltanto quelli come alimentazione. E partiamo da i peggiori, diciamo così, che tra l'altro appunto peggiori come caratteristiche nutrizionali, ma che a volte servono, io stessa a volte li consiglio, ma in piccole dosi. Comunque, questi qui, tanti di voi, tantissimi di voi probabilmente li conoscono, sono i famosissimi Satisfaction, e io odio questo nome perché faccio fatica a pronunciarlo. Sono degli snack, a volte me li descrivono un po' come una droga, ok, per gatti, non sono di ottima qualità nutrizionale, poi vediamo dopo come riconoscere appunto la buona qualità dalla scarsa qualità, però ci possono tornare utili in alcuni casi. Appunto, parliamo del perché non sono di scarsa qualità, anzi, ne apriamo il pacchettino così ve ne faccio vedere uno. In generale, per riconoscere alimenti di buona qualità o di scarsa qualità, la prima cosa che dobbiamo guardare è la consistenza dello snack. Che cosa significa? Che se li vedete, questi qua, vabbè, visti così forse fanno poco effetto, comunque sono secchi. Cioè, se noi li spezziamo fanno briciole, sono duri, sono proprio secchi, ok? Il fatto di essere secchi significa che contengono un sacco di cereali. E perché ovviamente poi vediamo appunto quelli invece di ottima qualità hanno una consistenza totalmente differente. Il fatto che contengono tanti cereali, come chi ha seguito la mia diretta dedicata all'alimentazione, appunto ha imparato anche lì, non va bene sull'alimentazione del gatto. Meno cereali ci sono, meglio è, anzi, poi tutti lo sappiamo, sono nate tantissime marche grain free per l'alimentazione, che sono quasi sempre le migliori, ok?
Perciò meglio evitarli. Però, vi dicevo prima che alcuni gatti li considerano quasi una droga, nel senso che come sentono che si apre la bustina del Catisfaction, wow, arrivano a sprombattuto, che poi questi qua ve li ho fatti vedere perché sono i più famosi al momento, ma ce ne sono tante altre marche, le classiche marche da supermercato fanno snack che li imitano, ok? Perché poi ovviamente sono tutti uguali, quelli a base di cereali, duri, secchi, se li spezziamo fanno briciole, sono la cosa principale. Poi se vogliamo andarci a leggere gli ingredienti, ci sarà scritto cereali, poco ma sicuro, ok? Quindi dicevo, alcuni gatti appunto li apprezzano oltre a ogni dire e quindi a volte li faccio utilizzare anche io. Perché? Perché se abbiamo bisogno di una fortissima motivazione, ovviamente questi qua sono super appetibili e così diamo una forte associazione positiva al gatto se dobbiamo lavorare su cose specifiche, come ad esempio la socializzazione tra gatti, oppure se abbiamo bisogno di tenere impegnato il nostro gatto con i giochi interattivi. Chi non sa cosa sono i giochi interattivi può richiedere la nostra guida dedicata a come giocare con il gatto gratuitamente sul sito sosgatto.com nella sezione guide. Dicevo, nei giochi interattivi, se abbiamo un gatto a cui non piacciono gli snack salutari, chiamiamoli così, perché ovviamente questi sono ricchi di appetizzanti, quelli salutari naturali, a base di carne essiccata, dopo li vediamo, no, non ce li hanno gli appetizzanti, e quindi giustamente se devo motivare il gatto a fare qualcosa o a vedere positivamente la convivenza con un altro gatto, eccetera, posso andare a utilizzare questi un pochino più schifezza rispetto agli altri. Attenzione però, perché mi è capitato un caso di una gatta che è stata male utilizzando il Catisfaction in particolare, ok, ma poteva essere qualsiasi altro, perché se ne sono la proprietaria gliene ha dati troppi, ok? Ogni giorno, non mi ricordo adesso se erano 6-7 al giorno, forse anche di più, e ovviamente c'è stato un sovraccarico, in quel caso a carico del fegato, e quindi poi è stata male, è stata curata, oggi mi sfuggono le parole, ragazzi, è stata curata, adesso sta benissimo, tra l'altro mangia ancora i Catisfaction perché aveva bisogno di fare un lavoro sulla convivenza con un altro gatto, però pochissimi, ok? Devono essere usati con parsimonia, solo se necessario e solo comunque se il nostro gatto non apprezza quelli migliori. Perciò non vediamo le cose sempre bianco o nero, ok? Cioè ci sono in mezzo tante sfumature di grigio, soprattutto quando parliamo comunque di alimentazione. Comunque, quelli lì appunto sono quelli che diciamo se è possibile è meglio evitare. Poi vediamo anche quelli classici nelle bustine, così tanti se hanno dei cani probabilmente conoscono bene queste bustine perché sono tra i primi snack che sono stati inventati anche per cani, molto comodi perché sono bustine singole con dentro per ciascuna un bastoncino come questo. La qualità dipende da che marca andiamo a prendere. Questa qua che ho preso io in particolare è una qualità media, ok? Di solito non sono mai di qualità eccezionale, proprio perché non sono carne essiccata, c'è cioè comunque dentro qualche piccola porcheria, ok? E vanno bene anche qui, dipende. Se il nostro gatto, allora la questione è sempre questa: se il nostro gatto non apprezza quelli di ottima qualità, che adesso vi faccio vedere, allora tanto vale utilizzare altri tipi di snack cercando di usarli con più parsimonia possibile, ok? Perciò questi qua spesso hanno appunto dentro comunque un'alta percentuale di carne se li scegliamo bene, leggiamo sempre dietro gli ingredienti, qualche conservante che può essere amido di mais, amido di riso, glicerina, eccetera, e a volte cereali, ok? Ovviamente questa, come potete notare, sarà un 10-12 cm circa questo bastoncino qua. Se noi glielo diamo tutto, tra l'altro tutto in una volta al nostro gatto, gli facciamo assumere un sacco di calorie senza fare nulla. Però, come vedete, è facilmente spezzabile questo bel bastoncino. Quindi non andiamo a darlo così intero perché non servirebbe a nulla. Come masticativo non ha una grande valenza perché comunque è morbido, appunto si spezza abbastanza facilmente. E poi vediamo invece che cosa possiamo usare come masticativo, cioè che un qualcosa da mangiare ma che duri a lungo nella masticazione del gatto. Questo invece è meglio utilizzarlo semplicemente spezzandolo in tanti pezzettini e quindi creando proprio dei... scusate, non tutti vedono perché ho diversi video.
Ok, quindi tanti piccoli pezzettini, tanto sono abbastanza morbidi e li possiamo utilizzare anche qui dentro i giochi interattivi per fare la ricerca olfattiva, eccetera, eccetera. Poi, per concludere appunto quelli, diciamo così, non dico da evitare, però da utilizzare con parsimonia, ci sono anche questi qua molto carini a base di erba gatta. Non tutti i gatti, devo dire, lo apprezzano, però se il gatto apprezza, almeno aiuta anche un po', dal punto di vista intestinale e anche per il buon umore. Sappiamo che l'erba gatta è un ottimo rimedio naturale per il benessere del gatto, ok? Perciò questi qui sono appunto delle pastigliette, non, vediamo se li avete visti tutti bene. Pastigliette, ci sono sia a confezione così minuscola, sia a confezione un po' più grande e possono essere molto, molto buone, molto apprezzate dal nostro gatto, ok? Quindi questi qua sono quelli un po' più commerciali. Vediamo invece la differenza, soprattutto con quelli migliori, che vi consiglio assolutamente di prendere in considerazione di più rispetto a quelli commerciali. Allora, vediamo. Vediamo se li vedete tutti, ok? Eccoli qua. Allora, questi qua, come vedete, intanto analizziamo prima di tutto il colore, che è un grande indicatore. In realtà, aspetta, vi faccio vedere anche l'altro tipo che ho preso a farvi vedere. Ecco qua. Come vedete, entrambi hanno un colore, indovinate, color carne, quindi questo qua ricorda di più ovviamente la carne di pollo, essendo carne di pollo, ha già questo color pelle, ok? E questo qua invece color mattoncino, perché è realizzato con una carne non bianca, ok? Questi qua sono i migliori perché, intanto, sono morbidini, ok? Quindi facili. Ecco, questo qua, anche questo qua, forse non si capisce, non è minuscolo, Perciò, visto che sono morbidini, lo potete sempre spezzare in pezzettini più piccoli per utilizzarlo. Questo qua già è un po' più piccolino, però se uno si impegna riesce a spezzarlo in due oppure con l'aiuto di una forbice, perché in ogni caso, essendo un'aggiunta all'alimentazione del gatto, cerchiamo di usare in ogni caso gli snack con parsimonia in linea generale, ok? Comunque, la differenza del colore e della consistenza è cruciale perché è quello che vi fa capire fondamentalmente, senza ombra di dubbio, ok, che questi snack qua sono migliori di quelli secchi. Perciò hanno una consistenza appunto molto morbida, io li definisco semi-umidi, nel senso che se li tocchi, ecco, se li spezzi tanto non fanno briciole, sono appunto morbidi ed elastici e hanno una consistenza appunto morbidina, semi-umidi, non sono secchi, ok? La differenza grossa è questa. Sono composti quasi interamente di carne e solitamente hanno qualche aggiunta di conservante perché in ogni caso in qualche maniera si devono pur conservare. Un altro tipo che potete trovare è questo tipo qua, sandwich, molto diffusa. C'è Harley che sta seguendo la diretta e ovviamente dice: perché non mi dai qualcosa di queste buonissime cose che stai facendo vedere? Questi qua, dicevo, a forma di sandwich, sono molto diffusi per i cani e hanno una parte bianca e una parte sempre color mattoncino. Spero che si veda bene, ok? Anche questi qua sono di solito ottimi. Fate attenzione appunto comunque a leggere gli ingredienti, perché? Perché quando una cosa si inizia a sapere, diciamo così, che è salutare, tende a essere copiata, poi in maniera però non salutare. Perciò, aspettate che cos'è che è caduto? Ok, no, niente, va bene. Dicevo, tende a essere copiata e quindi magari realizzano lo stesso tipo di snack per aspetto, ma con ingredienti scadenti, quindi controllate sempre le etichette, deve esserci una grande percentuale di carne e una bassissima percentuale di conservanti, additivi o cereali, o meglio ancora se non ci sono i cereali, ok? Quindi questi qua sempre da utilizzare come snack per fare qualcosa al gatto. Cioè, ricordiamoci di non dare, torniamo a casa, ciao Micio, gli diamo giù il bocconcino, no, glielo mettiamo piuttosto dentro la piattaforma di gioco, dentro un tappeto olfattivo, dentro la palla dispenser, tutti i giochi che contengono cibo e il gatto per arrivare a mangiare il bocconcino deve giocare, deve fare qualcosa fondamentalmente. Un dettaglio sul... dobbiamo per forza prendere gli snack per gatti o possiamo prendere anche quelli per cani? Che è una domanda che mi fanno spesso.
Allora, vi racconto un piccolo aneddoto successo di recente. Una mia allieva, prima che potessi risponderle su questa questione, è andata in un negozio per animali, ha chiesto al commesso, o commessa, non mi ricordo, e costui gli ha detto che non poteva prendere gli snack per cani perché il metodo di essiccazione era diverso, apposito per cani, apposito per gatti. Ovviamente, chiunque ha un briciolo di senno in testa capirà che è un'emerita scemenza quella che ha detto questa persona. Perché non esiste il metodo di essiccazione per cani e il metodo di essiccazione per gatti, ma veramente siamo fuori di testa. È una trovata ovviamente per convincere i clienti, poi c'è tutto un giro dietro nei negozi, soprattutto nelle grandi catene di negozi per animali, per convincere i clienti a fare quello che dicono i commessi, ok? A comprare quello che dicono i commessi, che è ancora peggio. Dicevo. Quindi non c'è differenza. Spieghiamo un attimo qual è la differenza fondamentale in generale tra gli alimenti per cane e gli alimenti per gatto. Gli alimenti per gatto hanno un additivo in particolare, la taurina, che è indispensabile per loro perché non sono in grado di produrla, mentre i cani sì, anche autonomamente. Quindi negli alimenti completi per gatti c'è sempre un'aggiunta di taurina necessaria per il benessere del gatto, soprattutto sul lungo periodo. Una carenza di taurina può portare a problemi gravissimi nel gatto. Sempre ripetiamo, sul lungo periodo non è che tra una settimana il gatto sta male, ok? Perciò assolutamente si possono scegliere quelli per cani, anzi, spesso e volentieri praticamente stiamo comprando praticamente lo stesso prodotto, ma lo stiamo pagando meno. Perché ovviamente l'industria dei cani è più organizzata, c'è da più anni, eccetera, quindi negli anni hanno abbassato i prezzi. E non credete se vi dicono che il metodo di lavorazione è diverso. L'unica cosa che cambia in generale, quindi nelle crocchette, nel cibo umido, tra quello per cani e quello per gatti, è questa aggiunta fondamentale, ok? E in generale, ovviamente, poi l'equilibrio anche degli altri nutrienti, ma qua stiamo parlando di snack, non di cibo completo che diamo tutti i giorni la base dell'alimentazione, dove assolutamente sì, li bisogna scegliere per cane o per gatto, nello specifico, ok? Però anche lì, paradossalmente, se un gatto si va a mangiare per qualche giorno il cibo del cane, non succede assolutamente nulla. Al limite, se non è abituato ai sensibilità di stomaco, va un po' in dissenteria, ma non ha nessun tipo di carenza per qualche giorno, ok? Per farvi capire. Dicevo quindi, appunto, questi qua sono gli snack più salutari. Mi raccomando, per riconoscerli abbiamo detto, controllate sicuramente gli ingredienti, ma per fare più in fretta, diciamo così, controllate il colore e la consistenza. Colore deve essere sempre un color mattoncino, un color carne, consistenza deve essere sempre una consistenza morbida, che se spezzati non fanno briciole come un biscotto, ok? Poi ultimo snack che vi voglio far vedere, la schifez più schifez che c'è per gatti. Questa qua, oddio, cerchiamo di coprire la marca così non l'ho andata a comprare. Allora, questa qua, come vedete, è una bustina. Dentro questa bustina qua, non ve lo faccio vedere perché sennò mi inzacchero, c'è una cremina, comunque, ok, una cremina a base di latte, non so cos'altro, schifez insieme al latte, ok? Ricorda un po' il latte condensato, anzi è ancora un po' più liquida. Anche questo qui, ecco, questo assolutamente lo dico proprio presente di evitarlo, tant'è che ne esistono per fortuna poche marche, probabilmente proprio per il fatto che non c'è modo di crearlo in maniera salutare e quindi alcuni ci hanno provato, lo fanno, tutte le altre non ci provano neanche, ok? Perché ve l'ho fatto vedere? Perché in alcuni casi mi è capitato di utilizzarlo anche qui per necessità, ok? Non perché sia buono, perché appunto di solito ormai faccio tantissime convivenze tra gatti, è il problema in assoluto più diffuso, sto riscontrando negli ultimi anni. Quindi se devo fare un'associazione positiva tra il gatto e in questo caso un altro gatto o in generale qualcos'altro di cui il gatto ha paura, verso cui risulta aggressivo, eccetera, eccetera, ho bisogno di una motivazione alta. Se io provo a dare quelli buoni, ok, e il mio gatto li schifa, se ne frega. Se io provo a dare quelli non buoni, quelli commerciali, e il mio gatto comunque non gli piacciono abbastanza perché sia una motivazione forte, posso provare ad arrivare a queste simpatiche bustine. Perché
Perché alcuni gatti, un po' come dicevo prima, i Catisfaction, alcuni gatti ne vanno matti per questa schifezzuola qua. Bisogna usarla ovviamente il meno possibile, ma anche come periodo temporale, giusto quando serve, ok? E poi personalmente dico cercate di abbandonarli in favore di qualcosa di migliore dal punto di vista nutrizionale. Però ecco, volevo farveli presente perché tanti non sanno neppure che esistono. Così avete imparato qualcosa di nuovo sugli snack. Ultima cosa che vi volevo dire, aspettate perché Arlen me l'ha fregato prima, dove cribbio, eccoli qua. Alcuni mi chiedono, alcuni, mi è capitato dei casi in cui c'è bisogno di un masticabile per gatti. Perché? Perché abbiamo un gatto che magari si mastica la qualunque, i fili dell'elettricità, pericolosissimo, piuttosto che tessuti. La plastica, ok, tante cose, il legno, beh, il legno mi è capitato meno, però. E masticabili per gatti purtroppo ancora non ne hanno particolarmente inventati, anzi, non ne ho trovati ancora proprio per gatti masticabili come intendo io. Però intanto ci sono questi qua che non sono uno snack, ma ve li faccio vedere appunto sempre per la questione masticamento. Alcuni gatti li apprezzano, sono i matatabi. Forse tanti di voi li conoscono già. Ecco, poi di tutte queste cose qua vi metto il link in descrizione sul canale YouTube. In questo modo, se volete comprarli, potete farlo direttamente su Amazon. Dicevo, questi qua sono dei legnetti matatabi, legnetti della pianta del kiwi. Tanti gatti li apprezzano, tanti gatti li rosicchiano. Ovviamente fate sempre un minimo di attenzione perché pur sempre legno è. Ma tanti gatti se ne fregano, ok? Quindi lo consiglio, ma non sempre ha tutta questa grande attrattiva. Alcuni gatti ci giocano, ma non li masticano e perciò lasciano un po' il tempo che trovano. Invece, questi qua sono degli snack sempre per cani, sono praticamente delle listarelle di carne essiccata, in questo caso di anatra, infatti questo colore così rossiccio, un po' scuro è di anatra, li trovate anche a base di pollo come quelli di prima, color carne. Sono ottimi, però come vedete sono un po' grandini, ok? E uno dice, ma il mio gatto, magari in realtà lo mangia lo stesso, dipende da quanto è grande il gatto, però nella media i gatti magari così grandi non riescono a masticarli. Quindi se abbiamo paura o proviamo, vediamo che il nostro gatto non riesce a masticarli, noi che siamo umani, abbiamo il pollice opponibile, possiamo prendere una forbice e fare questa cosa qua. Oppure se trovate delle listarelle più sottili, vanno benissimo, sempre di carne essiccata, ok? E così abbiamo realizzato due meravigliosi masticativi per gatti. Sono comunque mangiabili, nel senso che il gatto se li mangia fisicamente, non è che li mastica e basta. Però, essendo un po' più duri degli snack, ci mette un po' più di tempo. E sono comunque di ottima qualità perché praticamente è solo carne essiccata con qualche additivo come conservante, ma il minimo indispensabile. Solitamente chi produce io le chiamo listarelle, non so come altro chiamarle, di carne essiccata, sono sempre marche che ci tengono alla qualità dei prodotti. Quindi è impossibile praticamente trovare questo tipo di prodotto in una marca commerciale che fa cibo spazzatura, ok? Perciò quelli lì possono essere utilizzati come masticativi, masticabili, ovviamente da dare anche qui con parsimonia, nel senso che sono ottimi, fanno bene al gatto, valore nutrizionale buono, però sono grossi, quindi non dobbiamo neanche esagerare e se il gatto li apprezza, ne vogliamo dare anche uno al giorno, dobbiamo togliere magari un pochettino dalla dose quotidiana di crocchette, che sono l'alimento più calorico perché sono concentrate, ok? Perciò anche quello mi è capitato di consigliarlo assolutamente sì in alcuni casi. Ultima cosa, per i cani esistono dei masticativi che sono anche proprio pezzi, diciamo così, di animale essiccato. Questo qua in particolare è l'orecchio di coniglio. Quelle che ho trovato in questo momento sono un po' grandine, quindi un gatto di media piccola taglia non riuscirebbe a masticarli. Esistono anche, ma non li ho trovati a farvi vedere, i pesciolini essiccati, quelli vanno benissimo, di solito si trovano anche molto piccolini. Le orecchie di coniglio in realtà si trovano anche in dimensioni più piccine. Sono
molto dure. Non so se sentite il crick che fanno se cerco di spezzarle. Non si spezzano, a meno che non andiamo a tagliarli con un coltello, una forbice grossa. Quindi, cosa succede? Se il gatto le apprezza, può andare a masticare piano piano, durano dei giorni. Ecco, questo qua non è come il pezzo di carne essiccata che dura qualche minuto, ok? Questo qua è un gioco masticativo edibile perché il gatto lo può fisicamente mangiare, ma che dura tanto tempo, il gatto non riesce assolutamente a mangiarlo velocemente. Quindi quello lì era l'ultimo che volevo farvi vedere. Come utilizzare gli snack? Abbiamo detto, no, partiamo dagli ultimi che abbiamo visto. I masticativi devono essere utilizzati se abbiamo un gatto intanto che ama masticare, altrimenti perde l'interesse, e a seconda di quello che diamo, appunto, quello lì dura dei giorni, l'orecchio essiccato di coniglio, quindi lo lasciamo a disposizione al gatto e magari lo rimettiamo nella scatola dei giochi e lo ridiamo a disposizione ogni tot in modo che non diventi un pezzo d'arredamento che resta sempre per terra, ok? Il filetto di carne essiccata da dare una volta al giorno al massimo per quei gatti che amano masticare. I matatavi, sempre stessa cosa, giochino, quindi si mettono via e si ridanno, però appunto i matatavi non sono edibili, nel senso, sì, il gatto se ne può anche mangiare qualche pezzettino, non succede nulla, però fisicamente non è cibo per gatti, ok? Questa è la differenza. Mentre snack di ottima qualità, piccolini, si fanno pezzettini molto piccoli e si utilizzano per fare i giochi di ricerca, i giochi con i cinesini, la palla a dispenser, il tappeto olfattivo, la piattaforma di gioco e qualsiasi altro gioco che comprenda il fatto di dover metterci dentro del cibo che il gatto dovrà trovare. Se non sapete, ripeto, sito ssgatto.com, sezione guide, chiedete la guida come giocare con il gatto in regalo. E tra l'altro, ecco, possono essere utilizzati anche questi qua salutari se ci sono problemi di convivenza tra gatti, in particolare, perché ripeto, ormai seguo 9 casi su 10 sono questi, oppure se dobbiamo fare un'associazione positiva tra il gatto e qualcos'altro, ok? Snack non salutari, quindi le bustine con dentro la pappettina semiliquida, piuttosto che le pastigliette a base di erba gatta, piuttosto che i bastoncini dentro le bustine così lunghe e strette, piuttosto che questi simpaticissimi Catisfaction. Si utilizzano quando abbiamo bisogno di una forte motivazione e il gatto non apprezza particolarmente gli snack, quelli naturali. Quindi questo conclude, diciamo, il cerchio dedicato agli snack per gatti. Ultimissima cosa, snack di alimentazione tra virgolette nostra, perché noi siamo convinti che il cibo che mangiamo noi è il cibo nostro e il cibo prodotto industrialmente per gli animali è il cibo loro. Non è così, lo dico sempre, il cibo è cibo, poi noi lo lavoriamo partendo da quello che mangiamo noi, e intendo cose fresche, non la pasta carbonara, ok? Quindi carne, pesce, verdura, frutta. Appunto, tutti questi cibi qua lavorati partono da qualcosa di naturale, perché il cibo naturale non è cibo nostro, ok? Si può dare assolutamente sì, no, non parliamo di alimentazione, perché lì poi si va nella dieta casalinga, eccetera, come snack intendo, certamente che sì, se il vostro gatto impazzisce per il pollo, il petto di pollo scottato, ok? Ma per carità, ma fateglielo sto petto di pollo tagliato a dadini e lo utilizzate come snack piuttosto che andare a comprare quelli industriali, ok? Quelli industriali ovviamente sono comodi perché non devi star lì a appunto cucinarti petto di pollo, apri la bustina, ti prendi gli snack, li usi e ciao. Ma se il vostro gatto impazzisce per qualcosa di naturale e voi avete il tempo di farglielo, ma ben venga. Naturali, diciamo, sono appunto petto di pollo, fettina di manzo, ok, qualsiasi cosa che sia fresca. Poi ci sono anche altre cose che non sono fresche e a volte sono anche cibo spazzatura. Scusate, no, niente, oggi c'è stato qualche problema con il canale YouTube, dopo ricaricherò il video, mi spiace. Dicevo,
altri cibi, tipo il formaggio, il prosciutto cotto, i dadini di Wurster, eccetera, possono essere utilizzati, sì, perché non sono alimenti tossici, okay, per il gatto, ma anche qui con parsimonia perché sono cibo, tra virgolette, spazzatura, non è il cibo fresco, anche quello lì è un lavorato. Tra l'altro anche noi persone dovremmo stare attenti a non esagerare con questo tipo di cibo e ovviamente dobbiamo sempre valutare se il nostro gatto lo tollera a livello di digestione. Perciò sì, ma usati con parsimonia. Tra l'altro, in realtà spesso il problema non si pone perché tanti gatti non apprezzano le cose, non apprezzano più il cibo naturale, il cibo tra virgolette nostro, anche lavorato, perché sono talmente abituati al loro cibo industriale con appetizzanti, eccetera, che se ne fregano poi di sapori diversi e meno forti. Però se il gatto apprezza, io avevo una gatta, a volte la racconto, Feli, che andava matta per i Wurster e per la brioche. Se avessi voluto insegnare qualcosa a Feli, avrei puntato ogni tanto su pezzettini di brioche e pezzettini di Wurster, perché erano gli unici che la interessavano davvero e davano motivazione. Ma ovviamente sarebbero dovuto essere dei pezzettini molto piccolini e dati sporadicamente solo per una cosa specifica, non che ogni giorno gli davo, gli distribuivo Wurster e brioche a manetta, ok? Spero che sia chiaro il concetto da questo punto di vista. Con questo direi che è tutto sugli snack per gatti. Su YouTube purtroppo stamattina è andato qualcosa storto, quindi dopo ricaricherò il video e sotto in descrizione metterò i vari link utili per trovare, ecco, snack sia quelli un po' più di scarsa qualità, sia quelli ottimi, così che non impazzite a cercarli. E noi ci vediamo settimana prossima, giovedì, sempre alle ore 10 per una nuova diretta. Vi ricordo anche che sul sito sosgatto.com, nella sezione guide, potete chiedere in regalo la guida Come giocare con il gatto, dove trovate tanti giochi interattivi che ho citato durante questa diretta. Per oggi vi saluto e vi auguro buona giornata. Ciao a tutti e grazie di avermi seguita.